Allora, siamo di nuovo con le visite virtuali per Slow Wine. Siamo in compagnia di una delle aziende più importanti di questo territorio e anche della nuova DOC Valdarno di sopra, nuova per modo di dire perché ha delle radici molto profonde, ma sentiremo proprio dalla viva voce di Luca Saint-Just che ne è il presidente. Ben trovato, Luca. Buongiorno, buongiorno. Sì, beh, la storia della DOC Valdarno di sopra è lunghissima, come ormai penso sia noto a tutti. Parte con il famoso bando di Cosimo III de' Medici del 1716, in cui viene descritto molto bene, anche molto per filo e per segno, praticamente potrebbe essere un, come oggi possiamo definire un disciplinare, le zone di pregio di produzione del vino in Toscana. Quindi divide la Toscana in quattro zone: Chianti, che sarebbe l'odierno Chianti classico, Pomino, Carmignano e Valdarno di sopra, che sono le uniche zone, le sole, le uniche, le zone riconosciute dal bando appunto del 1716, in cui si dice che solo da queste zone più o meno della Toscana centrale possono venire grandi vini. Quindi c'è tutta la descrizione per bene di non solo di geografica, ma anche proprio tecnica di come vinificare, di come fino a come trasportare, come commercializzare, quanto costano i vini in queste zone, insomma. Quindi siamo molto contenti di essere riusciti, dopo anni e anni di battaglie iniziate da mia madre più di 30 anni fa, 35 anni fa, con l'apporto all'epoca di Gino Veronelli. Perché ovviamente nell'epoca moderna la Valdarno di sopra, dopo Valdarno di sopra, non era stata considerata quando sono state appunto create le classiche DOC del appunto Chianti classico, anche il Pomino, anche il Carmignano. E una decina d'anni fa ormai, niente, dopo appunto un trentennio di battaglie legali tra l'Italia e l'Europa, prima con l'Italia, poi con l'Europa, abbiamo avuto riconosciuta la nostra DOC. Perché penso sia importante, perché è una zona, ovviamente è importante, ma è una zona veramente riconosciuta sin da anche molto prima del 1700. Noi abbiamo documenti, abbiamo trovato documenti, per esempio inerenti al Trebbiano, che è la nostra nuova passione, è una delle produzioni oggi, forse a cui teniamo di più, di petrolio, in cui sì, fin dalla fine del 200, inizio del 300, si parla della Valdarno, di questa parte della Valdarno quantomeno, come zona di viticola di pregio, di produttrice di vini di pregio. Ecco, quindi è una storia lunghissima che non è finita, ovviamente, anzi, che in qualche modo è appena cominciata e che credo ci porterà lontanissimo, perché se lo merita proprio il territorio. Ecco, puoi presentare ora l'azienda, grazie delle informazioni sulla DOC. Sì, l'azienda è un'azienda di famiglia, un'azienda familiare fondata da mio nonno, il padre di mia madre, nel 1947, e siamo proprio nel versante sud-est delle pendici dei Monti del Chianti, quindi quando il Chianti praticamente tra Gaiole e Castelnuovo dell'Ardenga scavalla verso la Valdarno, quindi siamo nella parte chiantigiana della Valdarno, diciamo proprio, siamo al confine col Chianti Classico, il confine del Chianti Classico. E dentro la nostra azienda abbiamo una cinquantina di ettari di bosco nel comune di Gaiole, in provincia di Siena, quindi siamo letteralmente al confine tra la provincia di Siena e la provincia di Arezzo. Quindi proprio ripeto, nel versante sud-est dei Monti del Chianti. Zona chiantigiana, quindi a tutti gli effetti, Chianti storico, diciamo. E mio nonno è iniziato, ha fatto un Chianti, all'epoca si chiamava Chianti Putto, dal 1958, quindi Chianti Putto era il Chianti, ovviamente appena fuori il Chianti classico, che poi negli anni sarebbe diventato Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colli Senesi, eccetera, eccetera. Mio nonno ha fatto un Chianti Putto molto semplice, ma anche molto buono, come si usava all'epoca, prima imbottigliamento 1958, dalla vigna di Boggina, che è il cru oggi, il nostro cru di Sangiovese. Quindi, diciamo, il primo vino che ha imbottigliato mio nonno, chiamandolo Chianti, ovviamente, non chiamandolo Chianti Petrolo, non come lo facciamo come oggi noi
denominiamo il Cru di Boggina, che esce proprio col nome di Boggina, però è stato il primo vino che ha imbottigliato della prima vigna che lui ha ripiantato appena dopo aver acquistato l'azienda nel 1947. Quindi la nostra storia è molto legata anche al passato, in qualche modo. Continuiamo a produrre principalmente Sangiovese, anche se poi in epoca moderna, tra virgolette, dagli anni 90 in poi, siamo diventati famosi per il Galatrona, che è il nostro Cru di Merlot, che ben conosci e ben sai. Quindi praticamente la nostra produzione è tre quarti, diciamo così, due terzi Sangiovese e un terzo Merlot. 31 ettari, divisi più o meno in questa percentuale, e abbiamo anche un po' di Cabernet Sauvignon e un po' di Trebbiano, di cui magari parleremo più tardi, che creano dei Cru, sia il Trebbiano sia il Cabernet Sauvignon. Quindi principalmente, ripeto, Sangiovese e Merlot. Sangiovese che produce il Torione e appunto le due versioni del Cru Boggina, che è un Cru di Sangiovese, il Merlot che produce il Cru Galatrona, e un pochino, mezzo ettaro di Cabernet Sauvignon in una zona però spettacolare sotto la torre di Galatrona, praticamente in un ambiente quasi di archeologia, un terrazzamento medievale, proprio sotto la torre di Galatrona, dove era il castello di Galatrona, dove abbiamo piantato Cabernet Sauvignon, perché pensavamo che a quell'altitudine, quindi a 500 metri, e con quel tipo di terreno sabbioso, sassoso, abbiamo avuto un po' questa intuizione che poteva essere, per varie ragioni, condizioni pedoclimatiche molto favorevoli per il Cabernet Sauvignon, anche perché accanto a noi, sempre là sopra, in alto alla collina che tu conosci, c'è il Caberlot, che è un altro grandissimo vino, diciamo così, di un clone di Cabernet. Quindi volevamo fare come uno spicchio di montagna, un gemellaggio di Cabernet nella montagna di Galatrona, ecco, con i nostri vicini e cari amici Rogoschi. Ma nelle aziende normalmente diceva c'è la guida, ma ci sono anche le persone importanti che danno proprio corpo alle idee. Chi collabora con te nella gestione di tutta la parte sia agronomica che enologica? Io inizierei un po' dalla storia, perché tutto quello che io ho imparato e noi abbiamo imparato a Petrolo viene da Giulio Gambelli, che è stato il nostro collaboratore esterno per decine di anni, era amico di mio nonno, andava a caccia con mio nonno e con un'amica comune, la proprietaria di Liliano, Eleonora Ruspoli. Quindi è un'amicizia che ha legato questa azienda a Gambelli per tanti anni, finché negli anni 80 Gambelli ci portò Carlo Ferrini, che all'epoca era l'agronomo, e l'abbiamo conosciuto, siamo diventati amici proprio anche al di là del lavoro. E poi, quando Gambelli era vecchio, non ce la faceva più a venire, poi è mancato, praticamente naturalmente Carlo Ferrini è diventato il nostro consulente enologo. Ma detto questo, il vino a Petrolo lo fa la squadra di Petrolo, io li chiamo i ragazzi, il Petrolo Team, diciamo, che è composto da una decina di operai in vigna, e a seconda dell'esigenza in cantina, due o tre persone che possono poi essere anche di più richiamate dalla vigna in cantina quando c'è da fare delle cose più importanti. E comunque l'agronomo, io chiamo fattore, perché Petrolo, ripeto, è un'azienda tradizionale ed è importante che il direttore non si chiami direttore agronomo ma si chiami fattore, Carlo Mesterini, che sta ormai con noi da quasi 20 anni, e abbiamo un enologo anche interno, quindi il capo cantina enologo, che è Simone Cuccoli, che sta con noi ormai da qualche anno, ma che praticamente abbiamo cresciuto noi, perché dopo l'università, sia durante l'università che dopo l'università, ha iniziato a fare degli stage a Petrolo e poi è rimasto a Petrolo e ha sostituito un ragazzo che avevamo prima, che è andato a vivere, Stefano Guidi, che è andato a vivere in Nuova Zelanda e a lavorare lì. Quindi diciamo che siamo tre. Io ho due angeli custodi con me, avendo studiato storia dell'arte e filosofia all'università, ho
bisogno di proprio due angeli custodi, tra virgolette, tecnici, che mi supportano le mie visioni notturne, i miei sogni, e li realizzano insieme a me, e che sono appunto Carlo Nesterini, l'agronomo, diciamo così, e Simone Cuccoli, l'enologo. Ma l'arte ha importanza nella produzione di vino, visto che anche nelle idee che porti avanti. Sì. Sei proprio un artista, un molto cioè un esperto, un grande esperto di arte. Beh, io sono esperto, soprattutto ho studiato arte rinascimentale, però tutto quello che riguarda, ovviamente, io penso che il genius loci è importantissimo. Genius loci, uso questa parola latina, che il termine stesso che si comprende benissimo, mi piace molto più di terroir. Il genius loci comprende anche le persone che hanno vissuto su questo pezzo di Toscana, che sappiamo benissimo, è inutile che ve lo ribadirlo, ma insomma è una cosa che a me preme sempre sottolineare. Dal 1300, dalla metà del 300 fino alla metà del 500, per 200 anni in queste zone sono transitate le persone, le menti più importanti, più alte, forse che la storia umana abbia mai conosciuto. Tra le menti più importanti e più lungimiranti e più illuminate che la storia proprio del pensiero umano abbia mai generato. E questa cosa influenza anche il territorio, obiettivamente. E il vino fa parte di questa cosa. Il vino è la trasformazione della natura in cultura, secondo me. Questa è un po' un'idea che mi sono, cioè un modo di dire che mi sono un po' inventato, però è così. Il vino è la commissione tra pensiero, mani, cuore, cervello, mani e cuore dell'uomo e la grandezza della natura. Quando queste due cose si sposano, in qualche modo si sposano e quindi collaborano insieme, si ottengono grandi vini. E non devi vincere né l'uno né l'altro, insomma. Quando vince l'uomo c'è il tecnicismo, vini industriali, grandi produzioni, eccetera, eccetera. Quando vince la natura, magari ci sono delle cose che da correggere, in qualche modo, che se lasci la natura da sola ci possono creare degli scompensi comunque nella produzione del vino. Quindi è molto importante questa armonia, e questa armonia fa parte della storia, della cultura della Toscana. Dovunque ci giriamo c'è il paesaggio guidato dall'uomo, un paesaggio meraviglioso, però guidato in qualche modo dall'uomo, sin da Lorenzetti, che lo spiega molto bene nei suoi freschi a Siena, il buon governo e il cattivo governo, fino a oggi, insomma. Giustamente. E visto che si comincia a parlare anche di gestione dell'agronomica o enologica, ecco, in questi anni sono cambiate varie cose anche nell'approccio, nella gestione delle vigne. E cos'è cambiato più o meno? Ma guarda, fondamentalmente ci sono due o tre cose che mi preme dire. Intanto siamo biologici certificati, e questo è da qualche anno, dopo tanti anni, diciamo così, di conduzione biologica, ma senza aver mai pensato di chiedere la certificazione, che ormai è qualche anno che abbiamo, e questo è importante perché è un certificato molto serio. Nella conduzione è molto semplice, la conduzione della vigna, noi è qualche anno anche, per esempio, che collaboriamo con un consulente, che è la Ruggero Mazzilli, che è il capo della Spevis di Panzano, in Chianti, e quindi lavoriamo molto con lui sulla ricerca, in qualche modo, di un'agronomia naturale, quindi di un uso molto limitato, sempre di più anche delle sostanze, diciamo così, che si possono usare, tipo rame o zolfo, quindi lavorando molto sui cosiddetti corroboranti, insomma gli inibitori naturali di resistenza, per esempio. E questo è una cosa a cui stiamo molto attenti e ogni anno si progredisce in qualche modo. Cercare praticamente la nostra filosofia. Noi non siamo biodinamici, siamo naturali, cioè facciamo un'agricoltura veramente naturale, che sia in campagna, poi anche in cantina lo spiegheremo. In campagna cosa vuol dire questo? È molto semplice, cercare di usare meno prodotti possibili. Facendo che cosa? Lavorando con le mani più possibile. Quindi adottando
sistema di lavoro manuale agronomico in qualche modo ci permette anche, usando appunto, ripeto, i cosiddetti corroboranti, di riuscire anche a trattare il meno possibile, con trattamenti sempre consentiti ovviamente. Per esempio, siamo inerbiti da più di 20 anni, il che vuol dire, per spiegare brevemente, non lavoriamo il suolo, cerchiamo di tenere il suolo intatto, tagliamo solo l'erba e la lasciamo lì, in modo che il suolo rimanga umido all'interno, perché abbiamo paura che lavorando troppo il terreno o lavorando il terreno in qualche modo l'umidità evapori. Quindi poi ci sono varie teorie, noi ovviamente adottiamo questa teoria, e si è creato ormai un equilibrio tra la pianta, tra proprio la piantina, la vigna, l'albero e la produzione, molto interessante, perché probabilmente anche questo fattore, chiamiamolo inerbimento, fa sì che si è arrivati a un equilibrio anche di produzione che ci consente anche, ormai lo constatiamo anno dopo anno, di intervenire meno anche in vendemmia verde, cioè che in praticamente la pianta si autoregolamenta, ovviamente partendo da una potatura secca ragionata. Questo cosa vuol dire? Che in qualche modo noi crediamo che dopo 20, 30, 40 anni la pianta stessa, la vigna stessa, in qualche modo trattandola sempre in un certo modo, lavorando sempre in un certo modo, la pianta stessa si regolamenta e ha bisogno, sempre crescendo, invecchiando, di sempre meno, diciamo, intervento umano. Ecco. Questo è il nostro sogno, in qualche modo, per esempio. In cantina cerchiamo ovviamente di fare il meno possibile, siamo ovviamente certificati organici anche in cantina, per tutto quello che vuol dire, quindi è ovvio, uso, non uso di prodotti chimici, eccetera, eccetera, ma soprattutto in cantina abbiamo introdotto da una decina d'anni per il nostro cru di Sangiovese, il Boggina, appunto la fermentazione e l'affinamento in anfora, quindi parte del nostro vino, parte del nostro Sangiovese esce proprio che si chiama Boggina A, A sta per anfora ovviamente, è totalmente, integralmente fermentato e affinato in anfora. Questo, per esempio, in cantina ha voluto dire per noi non solo un'esperienza unica, ma una meraviglia assoluta, proprio di siamo noi sorpresi ogni anno della bellezza di questo procedimento che con il Sangiovese si sposa in una maniera, con il Sangiovese e per produrre un tipo di Sangiovese che a noi proprio ci fa impazzire per la sua leggerezza, per la sua qualità, per la sua fragranza, per la sua caratteristica di Sangiovese del territorio. Cioè, sembra veramente un metodo che è stato creato dalla natura per noi, non so. E anche lì, per esempio, interveniamo pochissimo, perché ovviamente c'è una ricerca molto forte in vigna. Noi il cuore della vigna di Boggina che usiamo per produrre Boggina Anfora, quindi cerchiamo di portare l'uva più bella, più sana, più integra in cantina. Una volta fatto questo, per esempio, una delle tante cose che è quasi miracolosa, il vino fermenta e sta sulle bucce per oltre 6 mesi, quindi da fine settembre fino a metà maggio. Non viene toccato, vengono chiuse queste anfore con dei appositi tappi che ci siamo fatto fare di acciaio inossidabile col colmatore, quindi come se fossero delle piccole vasche, e queste anfore sono da 500 litri, quindi non sono più o meno la grandezza umana, e il vino rimane là, fermo, e fa tutto lui. Poi a un certo punto, ovviamente, quando decidiamo a un certo punto che ci sembra arrivato il momento di svinare e di rimettere il vino senza bucce in anfora, che appunto dopo un'esperienza ormai decennale abbiamo capito che comunque sempre dopo il Vinitaly, arriviamo verso maggio per conto, e senza nessun problema di nessun tipo di analisi, diciamo così, anche diciamo dal punto di vista tecnico, che possono essere acidità volatile come vari altri parametri, ma perfetti, spesso sono ancora più integri dello stesso vino che noi facciamo in legno. Perché tu sai benissimo, e molte persone sanno, almeno chi ci conosce, che il Boggina esce in due versioni, il Boggina Anfora e il Boggina Classico, che è invece affinato
fermentato in vasche di cemento, come la nostra cantina è fatta di vasche di cemento, e poi viene affinato per 16 mesi in botti da generalmente da 700 litri, qualche volta è stato anche in botti più grandi, ma insomma comunque oggi ne esce in due versioni e le due versioni sono gemelle, perché tecnica, a parte l'affinamento, il vino è lo stesso e anche le analisi spesso sono identiche, è una cosa incredibile. Vengono dalla stessa vigna, spesso dalla stessa porzione di vigna. In qualche modo possono venire anche dalla stessa pianta, perché alcuni chicchi finiscono dopo la cernita, finiscono nell'anfora, alcuni chicchi finiscono in vasca di cemento e poi finiranno in legno. Quindi diciamo che non solo lo stesso vino, ma è la stessa uva praticamente, che a noi ci interessa in qualche modo e ci piace anche continuare per ora su questo binario, su questi due binari paralleli. Cioè praticamente il Boggina, il cru di Boggina esce in due versioni, diciamo, in due versioni, perché ci interessa, non solo ci interessa dal punto di vista pratico studiare questa cosa, ma pensiamo che hanno anche poi alla fine, al palato, al gusto della gente, possono dare delle sorprese. Cioè c'è chi può amare più una versione piuttosto che un'altra, e tutte e due secondo noi hanno la dignità e anche l'interesse di esistere, avendo proprio caratteristiche organolettiche diverse, nonostante sia lo stesso identico vino. Sì, visto che siamo entrati ormai a parlare di vini, così, visto anche le influenze che hanno avuto anche questi consulenti, questi altri professionisti, così. Ora continuiamo a parlare di vini e se puoi anche aggiungere se ci sono idee, qualcosa di nuovo in progetto, qualche modifica che ancora sappiamo benissimo che nel mondo del vino c'è sempre una ricerca continua. Se ci vuoi anticipare qualcosa anche su nuovi progetti, Robert, se ci sono per ora o se c'è solo ancora in embrione, comunque qualcosa. E parliamo anche degli altri vini che c'è una discreta gamma, tutta di alta qualità. Ma io partirei dal Torione, ovviamente, che è il nostro vino storico, primo vino fatto da mia mamma dopo la morte di mio nonno, quando abbiamo considerato il fatto che se volevamo continuare a esistere, a vivere, a sopravvivere, a pagare i nostri operai, a vivere noi, dovevamo in qualche modo essere più bravi. E, avendo capito che il petrolio aveva condizioni pedoclimatiche ottime, forse anche sicuramente per produrre qualcosa di meglio che un semplice Chianti, tutto, con mia madre ci siamo rimboccati le maniche, è nato il Torione, che è ancora adesso in qualche modo il biglietto da visita dell'azienda. Il Torione è fatto con tutte le uve, è praticamente, noi non facciamo un vino base, questa è l'idea di Petrolo, noi produciamo Torione, Boggina e Galatrona, che sono per noi in vigna e anche in cantina lo stesso tipo di vino, nel senso che non c'è nessun tipo di trattamento privilegiato per un vino o per l'altro. Quindi partiamo da questo presupposto. Torione, il petrolio, e questo penso che possa essere un po' considerato come... possiamo considerarci una mosca bianca in Toscana e diciamo nel Chianti, dove generalmente spesso le aziende invece come prodotto principale hanno il vino base, che può essere un Chianti, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo questo tipo di vino. Il Torione è ovviamente il vino che produciamo in maggiore quantità. Sempre considerando, avendo 31 ettari, noi produciamo generalmente tra le 40 e le 50 mila bottiglie di Torione, che è comunque abbastanza una produzione abbastanza limitata. Poi circa 10 mila bottiglie di Boggina e circa 25-30 mila bottiglie di Galatrona. Petrolo produce 80-85, forse arriveremo a 90 mila un domani, bottiglie di vino con 155 mila piante in produzione, che vuol dire che ogni singola pianta, nonostante sia Sangiovese, Merlot o quel poco di Cabernet che abbiamo o quel poco di Trebbiano che abbiamo, produce circa per mezza bottiglia di vino a pianta produciamo. Quindi comunque questo è ormai un dato di fatto, è un dato che è più che ventennale. Questa è la produzione di petrolio. Petrolio a 31 ettari, ripeto, 155.000 piante, e produciamo, se va bene, 700 ettari di vino, una cosa del genere.
Mio nonno, ecco, per fare la differenza con l'antichità, con la storia, mio nonno aveva 1500 piante per ettaro con gli stessi 31 ettari, anche questo è un concetto molto importante. Io non ho voluto ampliare petrolio, nel senso abbiamo ovviamente rifatto i vigneti, abbiamo lavorato molto sulla ricostruzione dei vigneti, ma non ho voluto che petrolio diventasse qualcosa di diverso dall'epoca di mio nonno e anche precedente. Petrolio sono 31 ettari storici che sono più o meno sempre stati qua da tempo immemorabile. Quindi io ho questa sensazione che se pianto un ettaro o qualcosa al di fuori di questo disegno che è petrolio, che è il petrolio storico, come se un po' tradissi un po' l'idea. Quindi petrolio penso che, almeno per quanto riguarda me e anche mio figlio, per le generazioni future, e come lo è stato per mia mamma e per mio nonno, petrolio è questo, è questa enclave all'interno di questo spicchio di Chianti, non so come dire. E, dicevo questo per dire, comunque, ecco, sì, Torione è importante perché è un po', diciamo così, è lo specchio di petrolio, di quello che noi facciamo a petrolio. Quindi all'interno del Torione ci sono tutte le uve di produzione di petrolio, selezionate ovviamente, quindi a maggioranza sangiovese, c'è il Merlot che produce il Galatrona e c'è un pochino di Cabernet Sauvignon, ma proprio una lacrima più o meno ogni anno, che produce per il Campolusso. Quindi il Torione è la fotografia di petrolio. Questo per noi è molto importante. Ha un prezzo molto competitivo, questo anche per noi è importante, perché, come ripeto, non avendo un vino base, petrolio per noi è il vino in qualche modo che ci deve rappresentare, essendoci più bottiglie, si spera in maniera più ampia possibile nel mondo. Ed è un po' la storia di petrolio, e forse anche chi ama petrolio e chi ama il Torione lo ama per questo. Diciamo che è un grande vino toscano a un prezzo di un vino normale, ecco, praticamente costa più o meno come un Chianti classico, un buon Chianti classico o una riserva di Chianti classico, però c'è un lavoro di selezione molto grande dietro. Quindi ecco, questo è un po' il concetto per tutti i vini di petrolio. Poi c'è il Boggin, appunto, che è il Cru di Sangiovese, che è una piccola produzione, perché sono massimo 10.000 bottiglie le due versioni del Boggin, quindi l'anfora è il classico, quindi il fermentato nelle anfore, fermentato affinato in legno, sono circa 5.000 bottiglie a versione, quindi diciamo circa 10.000. E poi c'è il Galatrona, che in qualche modo internazionalmente il vino che è forse più riconosciuto di petrolio, per varie ragioni che sono anche difficili da decifrare. Comunque, ovviamente è un Merlot in purezza, un vino di razza, un vino che è nato subito con delle caratteristiche molto particolari. Per farla breve, forse quello che è piaciuto, che piace e che piace anche a noi del nostro Galatrona, è che è un Merlot chiantigiano. Ecco, la sua anima chiantigiana, la sua anima, cioè un vino veramente che parla il linguaggio del suo pezzo di terra molto di più che il suo uvaggio, non so come dire, o molto di più che la varietà da cui è composto. Questo è una cosa incredibile. E se noi, tu lo sai benissimo, e anche probabilmente chi ci ascolterà, ecco, chi ci vedrà, sa benissimo che la Toscana è grande non solo per il Sangiovese, ma anche per alcuni Cabernet e per alcuni Merlot in purezza che vengono prodotti, soprattutto nella costa, diciamo così, chiamiamola nella costa più o meno di Bolgheri, e nella Toscana centrale. Noi abbiamo proprio queste due caratteristiche, abbiamo queste due possibilità di creare dei Merlot in purezza. Io penso alla Toscana centrale, noi come il Castello di Ama con Vigna Lapparita o la Ricolma di San Giusto Arentennano, che sono miei parenti, praticamente parenti nel senso di territoriali, che io considero come dei fratelli, facciamo un Merlot in purezza che è in qualche modo paragonabile ma molto diverso ai grandi Merlot della costa, che possono essere il Masseto, ovviamente il Messorio, Tuorre d'Italia dei Gaffi, per dire. Quindi ecco, c'è in Toscana queste due anime del chiantigiane e diciamo così anime bordolesi, quindi sì. Ma in qualche modo anche si può parlare proprio di Merlot in purezza, quindi di Pomerol in qualche modo. Si può trovare nel centro della Toscana, quindi nella zona del Chianti, come nella zona dei Bulgari, e facciamo, credo, vini che la gente apprezza in tutti e due i casi, ma che sono veramente diversi, che hanno delle caratteristiche veramente diverse. Qui interviene in maniera bella presente e riesce a dare delle cose diverse. Il Merlot si è adattato pienamente allo stile, cioè al terreno toscano, è diventato toscano anche quello.
come tutti gli effetti. Se, ho sentito dire anche ai tuoi colleghi che hai rammentato. Poi sì, scusa se ti interrompo, sono 40 anni più o meno ormai, 30 anni, insomma, generazione dopo, noi per esempio non ripiantiamo più grandi porzioni di terreno di vigna, ripiantiamo le singole piante quando muoiono per vari problemi che possono essere legati al mal dell'esca o batte la pesca, chissà. Però ecco, ogni anno vengono ripiantate le piantine, per esempio di Merlot, del vigneto Calatrona, che ripeto, è un single vineyard, è un appezzamento unico di una decina, 11 ettari. Queste piantine vengono ripiantate con i cloni che abbiamo selezionato noi stessi dei nostri, diciamo così, del nostro impianto. E quindi, sai, generazione dopo generazione, io mi immagino, adesso per parlare in maniera poetica, non tecnica, non scientifica, ma non credo di essere lontano dal vero. Io penso succederà come è successo col Pinot Nero in Borgogna. Centinaia di anni, decine di anni, centinaia di anni, quell'uva lì, in quel piccolo pezzo di terra, produce un vino che è fatto magari con la stessa uva, ma accanto è molto diverso. Quindi Merlot si è sicuramente in Toscana e sicuramente in Chianti si è chiantizzato, sicuramente, e lo sarà sempre di più col passare del tempo. Tant'è vero che io parlo proprio mia esperienza personale, quando giro per il mondo per promuovere i miei vini, che uno va in giro, diciamo così, tra virgolette, a vendere, è difficile che la gente riconosca il Galatrona come Merlot di Purezza. La gente sente molto la Toscana, pensa sia un blend, pensa ci sia il Sangiovese dentro, sente veramente quest'anima chiantigiana molto forte. E poi ci sono anche altri vini, parliamo anche del bianco, del Trebbiano, un attimo, siamo già Certo. abbastanza con il tempo, vedo comunque merita tantissimo il Trebbiano, che è un vino veramente da tenere lì, ad esempio. Sì, noi siamo, ecco, diciamo se posso dirlo, il mio nuovo amore, il mio nuovo figlio, diciamo. Trebbiano nasce da un'intuizione mia e ovviamente con aiuto di tante persone, di tanti amici, anche amici francesi, Carlo Ferrini come consulente enologo, ma anche Lucien Lemoine, che è un grandissimo produttore della Borgogna, che fa grandissimi vini, che si è innamorato di Petrolo, si è innamorato dell'idea di poter fare un grande Trebbiano qui a Petrolo. Quindi diciamo è come sempre, è sempre una collaborazione in qualche modo, un grande vino. Noi siamo arrivati a questa intuizione. Io penso perché il territorio ce lo chiedeva, ce lo urlava. Era impossibile che in una zona come la nostra, ma in generale nel Chianti, ma anche proprio specificatamente a Petrolo, io ho trovato documenti che già della fine del 1200 parlano del Trebbiano come un'uva di pregio, che fa vini di pregio qua in un piccolo appezzamento di terra che si chiama Spedale, che probabilmente era un ospedale di pellegrini in una branchia che abbiamo di Cassia Vetus che ci attraversa. Ho trovato dei documenti in cui degli emissari del Papa chiedevano questo appezzamento di Trebbiano per poterlo comprare a un prezzo altissimo per l'epoca. Qua si parla di documenti che hanno centinaia di anni, molto prima che arrivasse il concetto, che arrivasse, diciamo così, il Sangiovese o l'uva rossa o il vino rosso, perché Sangiovese sappiamo benissimo che si inizia a parlare proprio di Sangiovese come clone, varietà nel 1800 probabilmente. Quindi Trebbiano è stata l'uva principe della Toscana e di questo spicchio di Toscana per centinaia di anni, producendo vini finissimi. È nell'epoca moderna che si è un po' persa questa tradizione e si è pensato che il Trebbiano fosse buono solo per fare vini dozzinali. Noi ci siamo rimboccati le maniche. Noi e altri produttori, per fortuna, in Chianti, in Toscana, stanno ragionando come noi allo stesso modo, e abbiamo tirato fuori, io penso, un Trebbiano di razza, anche pensando ai nostri vicini dell'Abruzzo, per esempio, che fanno grandissimi, alcuni di loro fanno dei grandissimi Trebbiani già da decenni. E io penso che in Toscana avremo delle grosse soddisfazioni in futuro. Il nostro Trebbiano si chiama Boggina Bianco, perché è uno spicchio di vigna già dell'epoca di mio nonno che abbiamo nella collina di Boggina accanto al Sangiovese. Quindi praticamente il Boggina, il progetto di Boggina, che è il progetto
più nuovo, diciamo, ormai decennale, ma insomma più nuovo di Petrolo, e più accanto al Torrione e al Galatrona, che sono i nostri vini storici, sono nati Boggina A, che vuol dire anfora, il Boggina B, che vuol dire bianco, il Boggina C, che vuol dire classico, quindi Boggina A e Boggina C sono sangiovese, il Boggina B è il Trebbiano, ma è la collina che parla, insomma, in qualche modo, ed è un progetto abbastanza unitario, insomma. Poi c'è anche il Campolusso che come hai detto è Cabernet, ci sono anche le bottiglie di Campolusso. Andiamo verso la conclusione anche con parlando anche di questi ultimi vini. Certo, Campolusso è il cru forse più particolare che abbiamo, perché, ripeto, come dicevamo prima, è questo piccolissimo mezzo ettaro di vigna, 5.000 piante piantate proprio strette, dove c'entriamo solo a mano, dove non si può fare solo tutto a mano, sotto la Torre di Catrona. Io spero che qualcuno che ci sente ci verrà a trovare, che è un ambiente spettacolare, veramente, e fa questo vino molto particolare, che secondo me può venire, un tipo di Cabernet che può venire solo dalla collina di Calatrona, e che ha delle speziature, dei toni talmente che parlano di quel pezzo di terra, che è veramente emozionante. Purtroppo è una produzione molto limitata, perché il vitigno, la dimensione del vigneto è molto limitata, qua si parla di 4-5 barrica all'anno, quindi circa 1.200-1.500 bottiglie l'anno massimo, non tutti gli anni, solo quando in qualche modo siamo soddisfatti dell'annata, se no il vino finisce negli altri nei meandri degli altri vini, non so come dire. Però è un vino che ha costruito la storia, insomma. Sì, è lì. Tant'è vero che lo produciamo, diciamo, per concludere, è un vino a cui io in qualche modo sono anche legato, perché è legato all'11 settembre, che non è una bella data, insomma, è l'11 settembre del 2001, perché io stavo piantando questa vigna con i miei collaboratori quando mio padre mi ha chiamato alle 2 di pomeriggio dicendomi che stava succedendo quello che è successo a New York. Quindi ecco, è un vitigno ormai che ha una sua piccola, a parte questo aneddoto, ha una sua storia, perché insomma è ventennale già, quindi prima annata di produzione 2004, quindi insomma inizia a avere la sua età anche lui, insomma. Certo, e lì, come dicevi, dalla Torre di Calatrona, che di cima si può dominare, a parte sull'azienda, ma si domina un territorio veramente spettacolare. Va bene, ti ringrazio per questa chiacchierata, per quello che ci hai raccontato, per averci presentato un po' la tua azienda. Prossimamente cercheremo di venire a trovarti, speriamo presto. Ciao. Grazie mille. Poi e a presto. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.